Allora, in realtà diciamo che io a volte mi augurerei che ci fossero gli accessi di cittadinanza, perché è meglio comunque che ci sia qualcosa che non ci sia completamente il silenzio. Poi mi sento io a gratis, non si pensa a gratis, ma sto scherzando, noi faremo veramente tutto con la legalità, noi ci dobbiamo risvegliarci un pochettino le coscienze, c'è troppo, siamo tutti un po' così. Diciamo che la politica fa schifo, tutto va male, quindi non possiamo continuare con questo atteggiamento. Quindi armiamoci di positività e cerchiamo di fare qualcosa per il paese. A tal proposito, siccome noi abbiamo cercato di fare tutto sempre, anche parlando col commissario, il nostro paese qui non c'è qualcuno che non è di Belmonte, giusto che diciamo che attualmente c'è il commissario, perché il consiglio comunale si è sciolto e quindi abbiamo avuto, cioè, il commissario in attesa delle elezioni. Noi abbiamo parlato con lui delle nostre attività e devo dire la verità, siamo stati molto incoraggiati da lui. Si è iniziato un buon rapporto di dialogo con il commissario, quindi lui è informato della nostra attività di oggi, l'ha invitato e ci ha rilasciato un comunicato che adesso vi leggiamo, proprio perché lui diceva che secondo lui questa è una nuova risorsa e noi dobbiamo andare avanti in questo modo. Lui ha detto, anzi, non vi fermate, sicuramente avrete delle critiche. Sicuramente sarete attaccati, anzi se non lo siete stati vuol dire che non siete stati tanto bravi. Mi ha fatto pure la battuta. E quindi ha detto andate avanti. Quindi anche bello questo incoraggiamento che ho dato al commissario. Lo leggiamo un attimo, l'abbiamo mandato. Ha fatto il senarsi, il dottor Garofalo dice, ho avuto il piacere di incontrare alcuni esponenti del gruppo Cittadini in Movimento, ai quali ho manifestato il mio apprezzamento per il progetto che intendono realizzare per la rinascita di Belmonte. Condivido l'iniziativa e auspico che ciò possa concretamente realizzarsi per rendere ai cittadini i servizi che il Comune ha tirato a fuori. Per me questa è stata una garanzia. Vi diciamo l'ultima cosa e poi lasciamo lo spazio. Questo progetto non è una nostra utopia, una qualcosa che ci siamo inventati, perché è giusto che vi diciamo le cose come stanno. Noi abbiamo preso i contatti proprio con Cittadinanza Attiva, è un movimento a livello nazionale, esiste, cioè non è che ce lo siamo inventati oggi noi. Quindi abbiamo avuto anche dei contatti con loro. Queste figure sono previste. Addirittura vi è proprio uno statuto di Cittadinanza Attiva, che noi abbiamo, devo dire la verità, abbiamo letto ed è molto interessante, un po' quello che ci siamo detti oggi, dove si dice proprio che indubbiamente chi fa il cittadino attivo non può fare l'amministratore, perché siamo su due ruoli diversi, anche per garantire che si faccia effettivamente un servizio di cittadinanza attiva. Per statuto, infatti, quando uno si impegna poi ad amministrare, non fa parte più del gruppo di cittadinanza attiva perché è in quel momento anche per relazionarsi con i cittadini, quindi diventa in questo modo. Questa è un po' la formazione, una brevissima, diciamo per dare un accenno, spero che sia stato chiaro il senso che volevamo dare per spiegare meglio il significato della cittadinanza attiva. Io volevo. Prima di iniziare il time space, che è un momento, è mezz'oretta, che è fino alle 6, faccio questa parte. Dove tutti chi vuole può intervenire, ha 3 minuti di tempo, c'è un timer. Però prima di questo. Io volevo ringraziare, qui con me abbiamo Liborio Di Baudo che è l'agente dei movimenti civici della Sicilia. Siamo veramente contenti per qui perché noi l'abbiamo conosciuta casualmente a Percusa domenica. Ed è stato, lei ci ha sentiti, noi vi ho detto che stavamo a questa cosa a livello embrionale che stava per nascere e lei ha voluto essere presente qui. Questo a noi ci dà coraggio perché sicuramente lei sa bene meglio di noi quello come si deve andare avanti. Quindi liberamente e con molta democrazia, se vuole intervenire lo può fare già da adesso. Buonasera a tutti, è un piacere di essere qui perché ci siamo conosciuti domenica. Invece è stato un balzo di gioia, poi ho detto non ci credo, voglio andare a constatare. Perché in questo momento così in cui la parola crisi pervade non solo la politica, ma tutta la nostra pervade la famiglia, l'educazione, la formazione,
una realtà del genere, che è proprio ciò che secondo noi, di Movimenti Civici Sicilia, potrebbe veramente far rivitalizzare le comunità, la democrazia, la politica e le istituzioni, ci sembrava veramente molto, molto un desiderio di solito, anche noi che da 2 anni lavoriamo per la cittadinanza attiva. E noi devo dire, insieme al mio amico Ambrogio, che è qui, di Codifas, di Marina che si occupa dei giovani, abbiamo imparato. È da 2 anni che noi lavoriamo, quindi io mi ero segnata proprio mentre voi parlavate dei punti, perché erano importantissimi. Avevo scritto miracolo, non solo cittadinanza attiva, ma giovani, perché oggi è veramente raro. Va bene, quindi questa è la Sicilia, la Sicilia. Noi giriamo la Sicilia perché io sono già oltre gli ANTA, con molti amici siamo oltre gli ANTA, ci siamo dopo il 93 impegnati per quota parte, perché va bene la famiglia, va bene, siamo impegnati il lavoro, ma siccome siamo cittadini anche, la nostra famiglia la risente positivamente, il nostro lavoro la risente positivamente, se abbiamo una piccola parte, quello che è possibile alla nostra comunità, al bene comune, che è la nostra prima casa, la seconda casa è quella privata, va bene? Allora in questo senso lavoriamo da tempo. Allora dicevo, benvenuta a questa esperienza, non solo, insomma, vogliamo stare in rapporto. E raramente nei miei giri, nei nostri giri siciliani, incontriamo giovani che fanno questo, quindi cittadinanza attiva e giovani, è veramente molto bello. Il manifesto indica cosa deve fare un cittadino, cioè facendo è un cittadino, lo dicevamo l'altra volta domenica, non è parlando. Oggi si parla tanto, bene comune, servizio, cose, peccato, li dovremmo usare poco, ma farlo di più. E allora, questa è ciò che è la cittadinanza attiva, quello che voi fate. E quella tecnica a servizio dell'uomo, cioè voi vi siete incontrati, oggi rischia di essere a volte non un bene, se esasperato, il web, la rete, ma questa esperienza dimostra che la rete può essere a servizio dell'uomo, della comunità e del suo miglioramento. Quindi dicevo, anche questo è... avete troppi pregi, però ora vediamo che e chiudo subito, interrompetemi al terzo minuto. Diceva, mi ha colpito molto, non mi ricordo, Giovanni, diceva, noi ci siamo incontrati e ci siamo amati. E io ho provato lo stesso subito quando sentivo parlare loro. Allora, non dobbiamo avere paura di questi termini, di questi concetti e di queste esperienze. Cioè, solo riscoprendo dentro di noi, voi siete amati e ci siamo amati perché su un valore ci stiamo incontrando, il bene comune, e se non si risveglia l'amore per l'uomo, per la città, per i valori, non può rifiorire niente. E l'amore è una cosa bella, vera, autentica e giusta. E una comunità come può rinascere se non su questi valori? E l'amore porta questo. Allora, se amiamo il bene comune non possiamo chiamarci, e in nome di questo non possiamo né litigare, altrimenti non è amore, no? E né dire bugie, né dire menzogne, perché l'amore si tira dietro a tutta una serie di cose belle. Le voci. Non sono ancora arrivate perché probabilmente poi si possono queste belle esperienze utilizzare in 2 modi, o cavalcandole o scoraggiandole. Arriveranno. E io vi auguro con tutto il cuore, vi auguriamo di resistere. E l'interlocuzione va mantenuta sempre con i cittadini e con le cose concrete, mettendo al centro i problemi della città e la ricerca delle soluzioni. Su questo andremo tutti d'accordo, cioè nel senso che le voci poi faranno la loro strada. E la proposta poi avrei quello di tenerci sempre in contatto, va bene? In contatto, soprattutto noi siamo a disposizione della formazione, ma già voi avete tanto, riteneteci a disposizione gratuitamente per la formazione di 2 livelli, una del risveglio del livello ideale e interiore, perché solo andando verso dentro che le azioni esterne miglioreranno. Quindi dobbiamo sempre più prendere consapevolezza da dove facciamo le azioni, perché se siamo motivati dall'autoaffermazione è una cosa, se siamo motivati dal disinteresse, dall'amore per il bene comune, i risultati sono tutti. Quindi la formazione ideale e la formazione tecnica, perché oggi una grande
causa del malessere politico, del degrado politico, è anche l'ignoranza, ma soprattutto sempre l'ignoranza interiore e tecnica. E chiudo dicendo che è stata usata molte volte la parola coscienza, allora dobbiamo solo risvegliare quella, ma non parlando, ma agendo come state facendo voi. Dopodiché tutto il resto verrà da sé. E allora auguri, speriamo buon lavoro, manteniamoci in contatto perché lavoriamo per lo stesso. E grazie di questa esperienza. Grazie.